Ha scandito il passeggio sotto i portici di generazione e generazioni di aquilani. Lo storico orologio Omega da oggi è tornato al suo posto in centro storico, restaurato e rimesso in funzione dal Rotary Club dell'Aquila, guidato dalla dottoressa Patrizia Masciovecchio. L'orologio è sempre stato posto sulla vetrina di quella che un tempo era la gioielleria Cardilli. Non funzionava dal 2009. L'orologio è stato rimesso in funzione grazie alla paziente mano dell'orologiaio aquilano Loreto Cordeschi, figlio d'arte che con il padre ha sempre gestito gli orologi cittadini. Quando era stato smontato l'orologio, in molti si erano chiesti che fine avesse fatto. Dopo pochi giorni il Rotary stesso aveva chiarito il perché. La novità è che il meccanismo sarà sostituito con uno di batteria a lunga durata, almeno 10 anni, una svolta che consentirà di far funzionare l'orologio anche senza accedere ai locali interni di Palazzo Federici. Prima l'orologio veniva manovrato dall'interno dei locali. Un momento di grande emozione la riconsegna, perché è stato un modo come un altro di riappropriarsi di un simbolo identitario delle passeggiate aquilane per il corso. Ha un valore simbolico immenso e anche una grande soddisfazione perché questo orologio che continua, che riprende a camminare dal 2009, quindi a segnare il nostro tempo, è un segno della vita che riprende. E anche perché questo orologio non rappresenta solo il tempo, ma per noi aquilani ha scandito tante cose, tanti eventi, tanti incontri, anche degli amori da ragazzi, da giovani, perché era un punto in cui ci si incontrava, era un punto in cui si diceva ci vediamo sotto l'orologio di Cardilli, sotto l'Omega. Quindi siamo molto contenti e soddisfatti. Probabilmente nel mio anno, proprio così simbolico, è l'ultima cosa che abbiamo fatto, anche se faremo, ci sarà un convegno su ambiente e salute alla fine di maggio, abbiamo qualche sorpresa per il mese di giugno, ma non la posso ancora dire perché è ancora una sorpresa, ma all'inizio del successivo anno sicuramente sarà fatto un importante convegno in città, con delle figure molto importanti, proprio per capire. Per chiedersi qual è il futuro di questa città, ci dobbiamo interrogare noi cittadini, qual è il futuro e qual è il futuro che vorremmo per la nostra città.